Non hai ancora scelto il tuo diario di scuola? Rispondi alle domande, segna la lettera corrispondente e scopri qual è il tuo tipo di diario ideale. Nel tragitto tra casa e scuola, ascolti la musica, guardi i tuoi social dal cellulare, chiacchieri con le amiche. I tuoi compagni di classe, alcuni sono simpatici, altri meno. Ti sono tutti simpatici. Ce n'è uno che ti piace più degli altri. La prima cosa che scrivi sul nuovo diario è il tuo nome e il cognome della tua star preferita, l'orario delle lezioni, il tuo indirizzo nel caso lo perdessi. Frequenti le medie, le superiori, le elementari. Alla fine dell'anno il tuo diario è pieno di disegni e foto dei tuoi artisti preferiti, è pieno di dediche dei tuoi compagni, è pieno di frasi che ti hanno colpito. Se dico scuola pensi ai compagni di classe, ai libri, ai professori. La scuola dovrebbe essere come lo studio on beat di Violetta, come il liceo di Glee, come la East High School di High School Musical. Profilo A, fandom. Non vivi senza i tuoi artisti preferiti che vuoi portare con te anche sui banchi di scuola. Da Violetta agli One Direction passando per Frozen, quest'anno scegli il diario dedicato alla tua star, serie TV o film preferito. Profilo B, classico. Comics, smemoranda, scuola zoo, da generazioni sono i diari preferiti da tantissimi studenti. Un classico per chi ama riempire il diario con le dediche degli amici. Profilo C, romantico. Dai disegni vintage di Disney alle tenere foto di animali, il tuo diario ideale è dolce e romantico, proprio come te. Usalo per scrivere le frasi che ti danno ispirazione. Poetico e passionale, ci siamo tutte innamorate del personaggio creato dalla penna di John Green, ma quanto ha in comune con Augustus Waters? Rispondi alle domande, segna la lettera corrispondente e scoprilo. Di fianco a lei compare una figura infantile che non si capisce se sia un maschio o una femmina e la guarda con un piccolo sorriso.